Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep Show TV. Adesso è Talk Show. Bene, amici di Bike Show, benvenuti in questa nuova puntata. Siamo a Cernobbio, sul lago di Como, in questa bellissima località. Oggi incontreremo un campione ciclismo, un giovane campione che ha vinto una tappa del Giro d'Italia nel 2022. Quindi seguiteci, mi raccomando, Bike Show TV. Andiamo a vedere chi è l'intervistato. Siamo qui con un grande ospite, come vi ho anticipato prima, con Stefano Dani. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. Allora, Stefano, ci ritroviamo dopo un po' l'inverno, diciamo, feste dei corridori, degli amici, sì, avversari anche, soprattutto così. Ci ritroviamo oggi a stagione, inizia la stagione, giusto? Tra poco, sì, inizierò mercoledì alla Vuelta Andalusia, quindi ormai siamo agli sgoccioli. Allora, stagione numero? Quarta da professionista, sì. Quindi quarta stagione, l'anno scorso vincitore di una bellissima tappa al Giro d'Italia, sì. E partiamo subito con lui, tanto che emozione è vincere la tappa al Giro d'Italia. Tu sei ancora dei giovani, quindi abbastanza, sì, giovane. Sì, 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 dai, sono abbastanza giovane, comunque 25 anni li ho compiuti il 10 di gennaio. Diciamo che ora nel ciclismo moderno c'è poco tempo da aspettare, magari come si faceva un pochino più qualche anno fa, dove si dava un pochino più di tempo ai giovani. Ora c'è un pochino da rimboccarsi le maniche subito e non perdere tempo, perché come possiamo vedere Pogacar, Evenepoel sono tutti ragazzi molto giovani, quindi non bisogna, diciamo, di soffermarsi tanto al fatto che si è giovani, ma partire subito bene. L'anno scorso, come hai detto, ti ho vinto una tappa al Giro, è stata un'emozione sicuramente molto speciale per un italiano, poi sicuramente lo è un po' di più rispetto agli altri. È stata la mia prima vittoria professionista, quindi al Giro ho avuto quel pizzico di emozione in più. Terzo anno, è importante quindi mettere un risultato come quello per la fiducia anche dei tecnici, dell'ambiente? Sicuramente. Perché molte volte si continua a aspettarsi, cioè adesso, sì. Lì è importante che ti metti un po' di tranquillità, diciamo, relativa, perché dopo pretendono anche altri risultati. Sì, sicuramente. Ha vinto il Giro d'Italia, ha fatto ottimi risultati, adesso vogliono... Sì, 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 però come hai detto tu è bello, è importante anche dare un segnale alla squadra che sia in grado, insomma, di fare cose importanti, per poi avere la fiducia anche da parte della squadra nelle gare che vengono dopo e in generale durante tutta la stagione, e darsi anche una fiducia personale, perché sai, dopo 2 anni da professionista dove magari non raccogli più una vittoria come facevi da giovane, arrivare da terzo anno e darsi raggiungere quell'obiettivo importante
ti dà quel pizzico per ricrederci ancora e per lavorare per quei fiducia, tipi di risultati, esatto. Tu hai iniziato a che età a correre? Prima di G1, quindi penso 6 anni. Quindi quando dicono che si inizia troppo presto non è... No, io ho iniziato subito, è una vita che vado in bici. Quindi 6 anni e sei quasi ai 20. Sì, 19, sì. 18 anni di gare già. Calcola che vabbè, all'inizio erano gare molto ludiche, addirittura non erano neanche considerate proprio gare, perché da G0, quando, quindi ancora prima dei G1, non sono proprio riconosciute. Sì, esatto, sono più ludiche, giusto per far correre anche i bambini più piccoli. E da G1 poi ho iniziato veramente, tra virgolette, veramente con le gare, che comunque era sempre un qualcosa di ludico, ma erano effettivamente gare riconosciute. Ho iniziato subito su strada, poi alternavo un po' mountain bike, ogni tanto andavo a fare qualche allenamento in BMX, non ho mai corso, però mi sono sempre dilettato un po' nelle varie sfumature, sì, esatto, della bici, e devo dire che ora me le ritrovo, perché sento proprio che in alcune circostanze di gara dove le velocità sono davvero alte c'è da avere delle capacità in più, magari nel limare, così me le ritrovo ora. Quando hai cominciato a mettere l'obiettivo, diciamo il sogno, perché quando sei piccolini siamo gli idoli, tanto chi era tuo idolo, il corridore che... Ti dico, non ho mai avuto un vero idolo al quale mi sono ispirato da sempre, però ho avuto la fortuna di correre con Philippe Gilbert in Lotto Soudal ed è stato sicuramente un faro per me, ci sono stato in camera tante volte. E già quando ero professionista era diventato un punto di riferimento per me, perché mi piaceva appunto stare con lui e assorbire il più possibile, diciamo, i consigli che mi dava, sai, le piccole sfumature del ciclismo che un esperto come lui sapeva già, e quindi mi piaceva stare con lui e per me era un punto di riferimento, lo sento tuttora. Tatticamente poi Filippo è stato proprio uno veramente che io penso che veramente è sempre riuscito a perfezionare la gara al massimo. Sì. E con la sua classe veramente. Sì, lui aveva. Se lo dico, sì, lui lo sa benissimo. Quindi... Lui sicuramente aveva una classe e una forza rara. E tante volte rivedevamo le corse insieme prima magari di affrontare proprio quella corsa. E mi spiegava le sensazioni, come l'aveva gestita, ed era speciale, insomma, condividere questi retroscena insieme a lui e, sai, cercare di assorbire il più possibile quello che mi spiegava. Che ha fatto da Rubè l'ultima. Sì. Penso che è stato un capolavoro. Ma tante volte è capitato anche prima della Freccia Vallone, eravamo in camera insieme, mi diceva, ecco, lo vedi, rivedevamo il filmato, mi diceva, ecco, qui ho pensato questo, mi sono girato, qua ho aperto a tutta. Perché ha capito che era il momento. Sì. E sai, è bello comunque vedere quei retroscena che da fuori ovviamente non sai e non puoi sapere. Ritrovarsi compagni di squadra con Philippe Gilbert, credo che sia. Io dico sempre, un po' come la vittoria, perché dici. Sì. Dice, ragazzi. È una scuola di vita, è una scuola per il mio lavoro, sai. E poi tu adesso ti ritrovi con un altro uomo dalle classiche, perché Mathieu Van Der Poel, dato che ha non vinto un mondiale, perché è quinto, mi sembra. Sì, non so bene quanti ne abbia vinti, però sicuramente anche lui è uno di quelle leggende, diciamo, del ciclismo. Forte cross, forte su strada, forte mountain bike. Sì. Io ero su Lenzerheide quando ho vinto Coppa del Mondo a Lenzerheide, che scommettevo con tutti che vinceva lui, e tu dici, no, c'è Dino Schurter oggi. Sì. Invece poi... Lui ha tanto talento, tanta... Classe. Sì. Anche lì c'è da imparare. Sicuramente. Hai trovato questo inizio della tua carriera comunque delle navi guida veramente importanti. Sicuramente, sì. Diciamo che Matteo è un pochino più giovane, quindi ovviamente lo vedi i risultati che ha raggiunto lui. Tre. Ovviamente lui ha raggiunto degli obiettivi importantissimi, quindi lo si vede sempre come un faro. Però sia meno questo distacco come vedevo Filippo, perché Filippo, sai, io sono passato professionista, che lui poteva essere quasi mio papà, quindi lo vedevo davvero con tanto distacco, di rispetto, certo. Mentre Matteo ci scherziamo anche tanto, tante volte. Più coetanei. Esattamente, però ovviamente quello che ha fatto Matteo e quello che sta facendo tuttora qualcosa di importante, qualcosa che non tutti riescono a fare. Ecco,
prima ti ho chiesto quando è che tu hai messo a fuoco che io voglio fare professionista, voglio arrivare a correre Sanremo, Giro d'Italia. Sì, diciamo che ho iniziato a lavorare con un ex professionista, nonché amico di famiglia, Dario Andriotto, quando ero allievo. Lui era tanto amico di mio papà, è tanto amico di mio papà, e da allievo è diventato anche mio direttore sportivo. E da lì ho iniziato ad avere lui come punto di riferimento, aveva appena smesso da poco dal ciclismo professionistico. E grande cronome, Dario. Sì, esatto. E da lì ho iniziato ad avere l'obiettivo di voler passare anche io professionista e di sognare in grande. Poi ovviamente da allievo rimane ancora qualcosa un pochino di ludico, da junior un po' meno, man mano che si va avanti da diventa sempre più seria la cosa. Sei arrivato a un altro ex professionista, sì. Con Antonio Bevilacqua. Sì, Io mi allenavo con Antonio. Tra l'altro da junior ero anche con Bortolami, quindi altro ex professionista di qualità. Vincitore di classiche, Coppa sì, del Mondo. Sì, quindi, sì. Ho avuto una grande scuola, dai, se no avuto, sono sincero. Diciamo che hai avuto i direttori sportivi di tre specialità diverse, perché hanno girato cronome. Bortolami, uomo da classiche, Coppa del Mondo, Bevilacqua, grande gregario, perché è stato anche gregario tanti anni di Baron Kelly. Io mi allenavo con loro quando ero già da juniores. Anche Valotti c'era, c'è tuttora. Altro, quindi tutta gente con esperienza che hai certo, attinto, così certo, da certo. Ognuno. È una scuola, man mano che si cresce bisogna cercare di assorbire il più possibile e di creare quel bagaglio di esperienza che poi ti porti dietro fino a che diventi professionista e lo accresci sempre di più di anno in anno. Il trauma del passaggio dai dilettanti al professionismo, perché quando sei dilettanti è un mondo, tu pensi, sì. Dici passo di là, non pensi che il salto sia esagerato. Oddio, lo si pensa, non sì, è che non lo si pensa. Non si immagina com'è però finché non sì, sei. Sì, però ci sono sempre delle sfaccettature che vedi dopo. E quando sono passato professionista io vabbè, arrivavo dall'Under 23 che ero comunque sempre stato un corridore che in salita se la cavava per bene e da professionista ovviamente i livelli sono molto più alti quindi facevo più fatica. Adesso piano piano sto cercando di mettere là ogni tassello, ogni anno un tassello in più per migliorare sempre di più e tornare ai miei livelli, ci sto riuscendo piano piano con i miei tempi, non sono mai stato un corridore che arrivava subito, ho sempre necessitato il mio tempo per fare ogni anno un passo in avanti e stiamo vedendo anche con la squadra che ogni anno miglioro anche rispetto all'anno scorso. Quest'anno non ho fatto l'altura prima di iniziare la stagione ma ho già il livello che avevo l'anno scorso avendo fatto l'altura. Quindi vuol dire che il mio fisico sta assorbendo ogni anno la mole di lavoro che faccio e poi ogni anno parto con un tassello in più. Quindi questa è una cosa sicuramente sì, molto positiva. È mettere una base, un fondo importante. Sì. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Obiettivo, il sogno diciamo della vita qual è? Gara di un giorno? Gara di un giorno vincere a Milano Sanremo. E quindi lì bisogna fare un programma proprio invernale per arrivare a. Sì. Come fanno tutti i corridori diciamo che puntano a vincere la Sanremo. Sì. Poi ad oggi prima della Sanremo arrivano diciamo con un test importante, che è le strade bianche che una volta non c'era, che comunque. Sì, diciamo che però Strade Bianche è una corsa che al giorno d'oggi è davvero dura, è una corsa per scalatori, possiamo dire. Poi corridori di talento estremo come Matteo e come Vought, crossisti, Alaphilippe, gente che se la cava davvero bene in bici.
e ha grandi qualità, comunque riesce a dire la propria. Però i ritmi sono davvero alti. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso l'ha vinto Pogacar, quindi diciamo che non è facile, bisogna davvero andare forte in salita per vincere una gara come Strade, mentre la Sanremo con della classe, comunque una grande gamba, riesci comunque a rimanere davanti, fa sicuramente un po' meno selezione rispetto a Strade. Dicono sempre, è la classica più facile e poi la più difficile da vincere. Sì, è la più difficile da interpretare, perché come ho sentito dire anche a tanti altri professionisti che hanno più esperienza di me, è un po' un terno al lotto, nel senso che tante volte non vince quello che ha più gambe, ma magari coglie il momento giusto, ha una grande condizione, perché ovviamente 300 km non è che li affronti senza una base, senza una grande condizione, però è più difficile da interpretare. Lì Sanremo bisogna vincere da solo. Sì. Il sogno è. Diciamo che ho un buon spunto veloce, quindi se si arriva a un gruppetto ristretto, poi dipende chi c'è nel gruppetto, se mi trovo il velocista parto svantaggiato. Però bisogna sempre vedere dopo 300 km chi ha più gambe, quindi magari io se ho speso un po' meno per rimanere davanti ci stacco più gambe, però quello è sognando in grande, è ovvio che. Però insegna che quando si ha un obiettivo sia un sogno. Sicuramente. Se ha bene le idee chiare è sempre una cosa. Se si ha un vero obiettivo e si lavora davvero duro per raggiungerlo. Ci si può avvicinare, dopo può esserci un po' di fortuna, perché serve anche. Sicuramente. Il fattore C serve. Sicuramente. Per non farsi male, perché vediamo tante volte. Sì. Adesso il ciclismo di oggi è diventato, a parte più veloce, anche più con i mezzi che ci sono, le bici, le ruote, tutti. I materiali, diciamo, è anche più pericoloso, proprio perché con la velocità ci sono le rotonde, i salti, cioè ci sono tante incognite che non ti puoi magari distrarre. Sì, sicuramente le velocità sono attenzione più alta. Davvero elevate. Ritornando al discorso passaggio da under 23 a professionista, proprio ci ricolleghiamo, io quando sono passato professionista mi aspettavo il livello veramente estremamente più alto in salita, ma alla fine quello che mi ha stupito di più era il livello in discesa. In discesa. Io sono sempre stato uno che, come ti dicevo prima, con le esperienze che ho fatto da piccolino, me la cavo bene a guidare. Eppure per rimanere davanti arrivavo a fine discese che avevo un male al collo e alle braccia, appunto per la tensione. Esatto, la tensione per riuscire a rimanere a quella velocità davanti. Per me era davvero impegnativo all'inizio, mentre ora ovviamente mi sono abituato, però il salto che ho sentito di più era davvero le velocità e il livello in discesa. Sì, anche perché si raggiungono di quelle velocità. Sì. E le biciclette. Cioè, tante volte è meglio non guardare. Io tante volte faccio un rapporto, perché dico, quando correvamo noi si raggiungevano velocità altissime, però avevamo biciclette di 9 materiali kg, ovviamente diversi. Bici di 9 kg, 10 kg, ora 3 kg. 3 kg in più, ma anche solo i freni a disco, la frenata del disco. Voi più frenata, noi forse andavamo più forte perché ci toccava frenare. Esatto, però ti toccava frenare prima. Almeno 20 secondi prima, almeno. Sì, sì, sicuro. Poi io non dico la marca, ma abbiamo avuto un tipo di freno che dovevamo. Noi iniziavamo a 150 metri dalla curva a Giro d'Italia a frenare, che aveva il top, le Shimano, e tanto è il monopolio suo, diciamolo. Frenavano certo. 50 metri, certo. Quindi la differenza dei materiali conta tantissimo. Fa tantissimo, anche, soprattutto al giorno d'oggi. Sì, ad oggi, perché se poi perdi 50-100 metri davanti, andarlo a riprendere con le velocità. Quando arrivi giù in fondo a una discesa e ti tocca fare un rilancio dopo una curva a gomito, se hai preso quei 20 metri dall'ultimo, che sei lì attaccato con lo sputo, non è facile chiuderlo. Io a volte racconto quando facevo parte del gruppetto dell'orologio. A Giro d'Italia eravamo sempre là con i Cipollini, Bontempi, Allocchio, Fröhler, Van de Velde, Van der Arde, papà di Van der Poel, Adri, che ci ho corso io quegli anni lì. Io perdevo 10 anni di vita per arrivare giù fondo a discesa con loro, perché. Ci credo. Io dico sempre, io fuori dalla curva, io ero in volata, ogni curva era una volata, perché mi chiedevo come facevano altri 2 metri a entrare a palla in così. Curva in una maniera paurosa. Io avevo un compagno, ad esempio, anch'io, Roger Kluge,
il lotto. Klug è il figlio di Klug, di quello che correva? Non te lo so dire. Lui è un pistare tedesco. Adesso non so se ha trovato squadra quest'anno, ma ha corso fino all'anno scorso in il lotto ed è sempre stato uomo fondamentale del treno di Caleb Ewan. Esatto. Lui aveva un modo di andare in discesa che la gente, quando lo vedeva che si staccava in salita per fare il gruppetto, non rimaneva mai con lui perché sapevano che poi in discesa non si riusciva a tenere. Aveva un modo di curvare, di piegare la bici che era pazzesco. Pur essendo altissimo, che dice, sai, magari uno più basso, un pochino il baricentro più basso. Ma io guarda, dico Fröhler, così forse arriva anche la pista, però credo che siano doti che uno ha, dopo le migliora un pochino, ma ci sta, le hanno ci sta. Di loro, sì, sì. E hanno quella sensibilità, quella guida così, che io mi chiedevo, io alto 1,73, dicevo in curva, dovrei poter spianare meglio di loro. Era una roba. E invece. Io, e a volte cosa facevo? Stavo più avanti quel qualche minuto. Così facevo la discesa più tranquillo rischiando meno. Mi agganciavo a loro. Certo. Quando facevo la salita, dicevo, ci vediamo giù in fondo alla difesa, perché pianura anche, facevo paura. Sì, ci credo. Perché poi devi recuperare sugli scalatori. Sì. Però penso che la cosa impressionante che hai detto è quella proprio della discesa. Poi voi andate fortissimo, comunque vediamo le immagini in pianura, quando dentro fuori, con le rotonde così. Prima, io credo anni 70, 80, 90, non c'erano tutte queste rotonde, quindi era... Sì, io ti dico, sono giovane, quindi non mi ricordo, però... L'ho trovato già con le rotonde, sei abituato con le rotonde? Io ormai sono abituato così, però sì, diciamo che poi, vabbè, lo sai anche tu, quando si corre al nord il livello è ancora più alto, quindi... A livello di tecnicità del percorso. Sì, avevo fatto Het Nieuwsblad quando ha vinto il Ballero, l'anno che ha vinto il Ballero, ho fatto Arelbeck, ho fatto un po' di corse là al nord, ho fatto anche la Roubaix da Under 23, da Juniores, quindi un po' di esperienza. E quale ti piace sul nord che è tuo? Allora, mi piace molto il Brabante, è una gara che mi si addice un pochino di più a livello di caratteristiche perché c'è un po' meno pavé. C'è comunque il pavé, ad esempio c'è il Moskestrat, che è lo strappo che si faceva nel 2021 al Mondiale, in Belgio. E su quello mi trovo molto bene. Sì. E su quello mi trovo molto bene, su quel tipo di percorso, perché è nervoso. Strappi in cemento normale e anche strappi in pavé, ma non troppo lunghi. Okay. E quello mi piacerebbe anche un giorno, perché no, provare a fare bene, sì. Adesso diamo una piccola pausa, poi torniamo qui con Stefano Dani. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati qui con Stefano Dani. Allora, Stefano, parlavamo prima anche di velocità, discesa, tecniche e... tuo calendario quest'anno, un pochino il tuo programma, come con gli obiettivi, qual è che vuoi trovarti pronto? Sì, come ti dicevo prima, inizierò mercoledì alla Vuelta Andalusia, quindi detta anche Ruta del Sol, e poi starò 3 settimane in ritiro con la squadra in Spagna ad allenarmi, e dopodiché farò il Catalunya, il Giro di Catalunya e Baschi. Dopo i Baschi avrò un altro periodo dove andrò probabilmente in altura e preparerò il giro. Questo diciamo è il programma iniziale, ideale che abbiamo. Poi ci sta sempre qualche aggiunta. Esatto. Hai visto le tappe del Giro d'Italia? Come ti sembra? Ci sono varie tappe che ti piacciono? Allora, non sono uno che fa grandi progetti tanto prima. Di solito mi piace guardarlo a ridosso. Però ho visto che ci sono delle tappe mosse che sicuramente potrebbero fare al caso mio, diciamo. E
E perché no, è sempre bello alzare l'asticella ogni anno, quindi magari anche qualche tappa un pochino più di montagna. L'anno scorso mi ero testato sull'Etna, forse ero partito un po' troppo lungo, però perché no, magari quest'anno provare anche in qualche tappa un pochino più dura. Quindi anticipando? Sì, sì, ovviamente tentativo di diciamo anticipare. Che in un grande giro o la fuga in caso di tappa davvero di montagna o la fuga è nelle mie corde, oppure in tappe mosse dove l'anno scorso ovviamente ero a disposizione di Mathieu, quest'anno non avremo Mathieu al giro, quindi magari potrò giocare di più le mie carte, esatto, in tappe del genere. Sicuramente la squadra avrà più fiducia perché la tappa sì, sicuramente portata a casa, quindi è importantissimo. Hai parlato di Mathieu, mondiale, abbiamo visto pochi giorni fa questo mondiale, Mathieu ha sfoderato la sua classe, riconosciuta, diciamo la vittoria è riconosciuta anche da Van der Aert, perché un percorso che tutti dicevano era disegnato il papà di Van der Poel, è un percorso che favorisce, invece è stato un percorso che Van Aert ha subito detto che era bellissimo, gli piaceva anche a lui, tant'è che sono andati insieme, sono arrivati, però la classe di Mathieu è veramente tanta roba. Sì, 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 Mathieu sicuramente ha tanta classe, sai, tanto fiuto per le corse, uno che pensa un po' meno magari rispetto a Van Aert. Però uno come... che dà 100% in gara. Sì, sempre, quello sempre. Però sai, a volte magari con questa sua spensieratezza, mettiamola così. Esuberanza, diciamo. Esuberanza, bravo, hai usato il termine giusto. A volte magari spreca un po' troppo, mentre Van Aert è un pochino più calcolatore. Probabilmente questo suo essere esuberante è anche un po' spensierato, gli ha dato quella tranquillità e quella leggerezza mentale in più al mondiale, che col quale ha corso un pochino più tranquillo e alla fine è arrivato sul finale con più energia. E ha fatto un colpo di classe anticipando proprio, sì. Credo che vedere poi 50.000 spettatori. Era uno stadio, era bellissimo vedere poi da casa. Poi c'è il pilota di Formula 1 che poi ha fatto il giro mezzo ai suoi tifosi. Ma è così che deve essere spettacolo e alla fine... E ringraziare, tra l'altro hanno fatto un giro in più. Sì. per lo spettacolo, per cose, perché... Di solito devi durare un'ora al massimo, un'ora. È durato un'ora e dieci. Ho visto che però in altre corse avevano fatto anche un pochino più di tempo rispetto al solito. Probabilmente vanno talmente forte, si è alzato talmente tanto il livello che non riesco più a calcolare bene. Che ormai devono allungarle un pochino per stare dentro nei tempi anche per gli altri magari, perché sennò gli dura troppo poco la corsa loro. Fa paura, vanno, diciamo che c'è il treno olandese belga, poi c'è un tanto Pidcock, sì. Ho detto, io parlando di ciclismo così con gli altri appassionati, dicevo Pidcock quasi deve pagare il biglietto perché sta lì. Sì, diciamo che anche lui... lo spettacolo di loro due, sì, è sì, lì, sì. Sì, sì, sì. Forse la soffre un pelo di più, anche più leggero, anche un pochino più giovane, quindi ci sta tanta che... Tanta classe però anche lui. Sì, perché... però anche lui è della partita, ragazzi. Sì, cioè. Sì. Tante volte quando loro si guardano lui rientra, attacca in contropiede. È uno che non molla mai. Ha vinto sul Mont Ventoux, quindi insomma diciamo che non è proprio l'ultimo arrivato. Sa guidare alla grande. Perché si è visto anche nella mountain bike come guida, che ha veramente i numeri. Sì. E tra l'altro nella mountain bike se la gioca spesso le testate con Mathieu. Con Mathieu, sì. Io credo che quello che soffriva di più probabilmente, che poi da fine anno lo vedremo con la mountain bike, era Sagan. Sì, secondo me Sagan sì, vedere sì. Che Mathieu fa strada, fa mountain bike, secondo me ci soffre. Ci sta, perché all'inizio poi lui arrivava come biker, Peter, sì, sì. Poi vedere questi anche, esatto, poi vedere questi ragazzi qua che si dilettano nella stessa stagione tra mountain bike, ciclocross, strada e vincono dappertutto. E si divertono. Sì, beh, senza divertimento non puoi affrontare delle stagioni del genere. Perché? Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube.
Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.